Vai. Ecco, siamo pronti, fratta minore, elezioni amministrative 2021, il presidente Conte è in arrivo, Lì davanti ci sono gli altri portavoce alla Camera dei Deputati e al Senato della Repubblica. C'è il nostro Santillo, c'è Conny Giordano, c'è Luigi Giovino. Ecco il presidente Conte. Deve stare larghi, Eccolo! Non va bene, allargatevi, fuori, allargatevi! Fate passare! Allargatevi! Un presidente, c'è solo un presidente, un presidente! Non si può fare così.
Attenzione, si occupa di avvicinare la gente qua. Gliel'ho detto pure che non ci dovevano appoggiare. E voi ci dovete dare questa possibilità insieme al sindaco, al futuro sindaco, il dottor Pugliarella, di poter comandare e riuscire i progetti che vengono nel Movimento 5 Stelle, vogliamo fare avanti. Quindi invito tutti a credere fermamente in il nostro progetto, nei nostri valori, nella nostra amministrazione che vogliamo portare avanti. Grazie a tutti. Buon pomeriggio a tutti, questo è un evento storico per Frattagnone. Mi ripresento, sono il candidato capolista del Movimento 5 Stelle a sostegno della coalizione del dottor Giuseppe Bengivella. Sono qui per ribadire ancora una volta che il Movimento 5 Stelle è fortemente presente sul territorio frattaminorese. Abbiamo sentito parlare di buona politica, la buona politica è qui con me e con il Presidente e con il candidato sindaco Giuseppe Conte oggi. Siamo qui direttamente in prima persona a rappresentare la filiera istituzionale che collegherà Frattaminore in prima linea con Roma. Viva il Movimento 5 Stelle, viva il candidato sindaco dottor Giuseppe Bengivella, viva il Presidente Conte. Buonasera a tutti, do il benvenuto al Presidente Conte, che ha dato un grande onore a noi la sua presenza su questo territorio. Questo è stato possibile grazie ad Enzo Spadafora, grazie a Conny Giordano, a Luigi Rovino, a Luigi Cirillo, grazie a loro che diciamo, ci hanno dato questa opportunità. Vedere tante persone a quest'ora significa che probabilmente, forse sono quasi certo, che si è risvegliato la passione, si è risvegliata la politica, si è risvegliato l'interesse. Qui a fianco a me ho quella persona che per la prima volta dopo 100 anni si è ritrovata a combattere una pandemia che mai si era visto, ripeto, da decenni. Sua determinazione, oggi ci ritroviamo che quella bruttissima fase ormai l'abbiamo quasi superata. Io mi soffermo giusto un minuto per dare a voi questa indicazione. Io sono, sapete, il sindaco uscente, nonché candidato, e avere, e lo ribadisco, avere Giuseppe Conte significa che probabilmente la filiera istituzionale, la filiera della politica vera, quella buona, quella pulita, quella onesta, quella legale, significa che ha preso piede. Bravo! Quindi ricordiamoci che grazie ai loro provvedimenti hanno permesso che nella fase della pandemia ha dato un sostegno al reddito, ha dato un sostegno alle famiglie in difficoltà, alle famiglie bisognose, e questo bisogna riconoscerlo adesso e per sempre. Quindi il coraggio che ha avuto il Presidente è un coraggio serio, vero, forte. La presenza in questi nostri territori, pugliese, noi siamo campani, non abbiamo nulla da temere o da avere invidia agli altri, bisogna solo che ci mettiate nelle condizioni di competere alla pari, perché qui ci sta intelligenza, ci sta manualità, ci sta professionalità e soprattutto voglia di lavorare. Quindi non mi dilungo, passo la parola al Presidente.
Ragazzi, votate per questa coalizione, votate per me, votate per una nuova Fratta Minore, la Fratta Minore che vedo, le persone che trovo adesso a quest'ora. Grazie, veramente grazie di cuore. Grazie al nostro sindaco! Giuseppe, qua ti amano. Ed è una cosa bella perché qui stiamo parlando di un sindaco uscente. Lo conoscete voi molto meglio di me. Il vostro calore, il vostro applauso, i vostri applausi significano tanto. Significano che apprezzate l'onestà, apprezzate, non è che per caso non lo state applaudendo perché va aperto lo stadio. Hai aperto lo stadio, guarda caso. Ascoltate, sincerità. Bene, la politica deve essere sincera. La politica non deve prendere in giro. La politica non deve essere fatta da mestieranti che vengono qui a fare promesse elettorali. Quello che lui è, quello che ha fatto, voi lo sapete. Quindi non ci dobbiamo prendere in giro. Se state qui in tanti, attenzione, oggi, questo è veramente un grande sacrificio, è domenica, è un orario infelice, fa caldo, c'è del sole che mi picchia in testa, il fatto di stare qui, secondo me questa piazza vale 10 volte una piazza serale, siete di una grande generosità, ma permettetemi di dire, forse, grazie signora, lei è venuta pure per me. Però poi vi faccio una domanda, a parte Giuseppe che lo conoscete bene e siete venuti qui a sostenerlo, ma lei è venuta per me perché mi vede in televisione, voleva vedere la persona che sta in televisione, Quindi non solo per la curiosità, poi lo vediamo in faccia, no, perché quello poi lascia il tempo che trova, Uno torna a casa, abbiamo visto, la persona l'ho vista sempre in TV, dal vivo è più bello, è più morto dal vivo, più bello da morto da vivo, però la cosa finisce lì. Io spero che qui ci sia qualcosa di molto di più questo pomeriggio. Spero che ci sia la voglia di politica, la voglia di partecipare, la voglia di non delegare solo a quelli che si occupano di politica, a Conte, vedete qui i nostri parlamentari, allo stesso Giuseppe, voi dovete partecipare alla politica, voi dovete costantemente lasciarvi coinvolgere, la politica siamo noi insieme, noi dobbiamo lavorare insieme, ma dobbiamo smettere di pensare che la politica è mettere la X e semmai dove ci chiedono di metterla, perché spesso è accaduto questo, vero? È arrivato il parente, l'amico, il conoscente, tutti i parenti. Quanti parenti ha scoperto in questo periodo, signore? Tanti, tanti, metti sta X, garantisco io. Ma cosa garantisci tu? Cosa garantisci? Che sono anni e anni che garanzie, e qui in Italia potevamo crescere come treni. Noi addirittura in piena pandemia, vi ricordate? Primo paese europeo, facciamo un passo indietro, primo paese del mondo occidentale, ci esplose in faccia, per primi abbiamo dovuto affrontare misure in un paese poi come il nostro, non è che dici la Cina, da noi, un paese democratico come il nostro, dove le libertà ormai, i diritti costituzionali, i diritti della persona sono un patrimonio che nessuno ci deve toccare, che custodiamo gelosamente. Abbiamo dovuto introdurre restrizioni che mai avremmo neppure immaginato. Abbiamo dovuto, vi ricordate che si parlava solo di spread? Sì. Debito alto, si può fare niente. Signora, si ricorda? Si poteva toccare niente. Hanno fatto politiche restrittive, rigore economico, eccetera. Non si poteva fare una misura che sembrava che crollasse il mondo, e noi già lì a spiegare
Guardate che se noi affrontiamo così le cose, questo paese fino adesso, queste ricette non hanno funzionato, spiegavamo. Lo vedete che siamo il fanalino di coda d'Europa? Allora, in piena pandemia, abbiamo iniziato con coraggio, con grande determinazione, a fare la prima manovra in deficit. Qualche decina di miliardi. E poi ancora altre manovre. E poi ancora altre. Abbiamo fatto con grande coraggio, abbiamo fatto, immesso liquidità per oltre 115 miliardi, sgravi, bonus, contributi, garanzie di Stato per i finanziamenti, 32 passa miliardi solo per gli ammortizzatori sociali. Abbiamo fatto qualcosa, ma questo, attenzione, non sto dicendo per arricchirvi, sto dicendo per cercare un po' di costruire una minima barriera di protezione, ma proprio dico il buon senso. Abbiamo detto dall'inizio: non lasceremo nessuno indietro. Io so, perché tutti abbiamo affrontato sofferenze, chi più chi meno. No, signora, non ci facciamo niente che sono bellissimo. Forse... signora, lei se ne torna a casa. Se ne torna a casa e poi vede che non cambia nulla. Se è venuta qui perché pensa che sono bellissimo, non cambiamo niente. Non cambiamo niente. Ecco. Allora, cerchiamo di andare avanti un po'. Pensiamoci un attimo. Abbiamo costruito una cintura di protezione. Ecco già questo. Però ascoltate, abbiamo costruito una barriera di protezione. Quando arriva un uragano, se vuoi difendere la tua famiglia devi costruire una diga, ma una diga forte, perché questo è stato un uragano pazzesco, è stato il più grande tsunami dalla seconda dopoguerra a oggi. E allora di qui voi, reddito di cittadinanza, pensione di cittadinanza, reddito di emergenza. Abbiamo dato ai comuni, Giuseppe lo sa, si sono arrivati anche a te dei soldi per distribuire. Vi ricordate a un certo punto, un weekend, ha iniziato a salire, spero non qualcuno di voi anche, i supermercati, c'è stato il panico in un fine settimana, abbiamo dovuto capire come far arrivare i soldi subito a chi non aveva un pacco alimentare, abbiamo fatto arrivare soldi subito, 400-500 milioni distribuiti in tutta Italia, cercando di fare una cintura istituzionale, a tutti i livelli istituzionali, e così come Presidente di Regione, con i sindaci, eccetera. Abbiamo fatto qualcosa, ogni giorno bisognava provvedere qualcosa di assolutamente nuovo. Però io dico... non lo dico, non si preoccupi, però noi ce lo diciamo qui, no? Io sono qui per dirvelo, per dircelo tra di noi. Perché non l'hanno detto questo? Ma noi non abbiamo bisogno, io e il Movimento 5 Stelle non ha bisogno del riconoscimento dei professori, del vostro! A noi ci basta il vostro, questa presenza, guardate. Questo vostro applauso è sincero? Questo applauso è sincero! Ci basta così! Ci basta questo! Ci basta questo! Basta questo! Chiaro? Noi lavoriamo per voi, quindi non per avere il ringraziamento di chi va in TV, degli autorevoli opinionisti, ci basta il vostro ringraziamento. E ci fa piacere questo ringraziamento per un motivo, perché un grande paese deve avere memoria, perché se rimuove come vogliono alcuni sempre tutto, poi cosa succede? Che non cambia nulla, ci hanno fregato sempre così. Ogni volta che viene una nuova tornata elettorale si vuole partire da zero. Chi ha fatto e non ha fatto non serve più. Tornano gli amici, tornano i parenti, i conoscenti, i compari che garantiscono. Ecco. Ecco. Lo ricordiamo noi cosa hai fatto a Bruxelles, non ti preoccupare. Adesso c'è un fatto nuovo, eh. Adesso c'è un fatto nuovo. È importante che non vi
non solo ci sono le misure che abbiamo già adottato, guardate che quelle misure non ancora si conoscono. E alcune delle misure che abbiamo adottate solo adesso si stanno producendo effetto. Vi faccio un solo esempio. Qui dove siamo, nel sud, siamo nel pieno, il cuore del mezzogiorno. Per la prima volta, con il mio governo, abbiamo adottato una misura che si chiama decontribuzione sud. Sapete cosa significa? Vedete, le nostre misure, noi non buttiamo i soldi, perché i soldi sono preziosi, sono di tutti. I soldi sono le nostre tasse e quindi, attenzione, dobbiamo pensarci bene. Decontribuzione sud nasce da un preciso pensiero. Chi fa impresa nel sud crea occupazione, chi svolge attività economica al sud incontra più difficoltà rispetto a chi investe al nord, perché ci sono infrastrutture, perché ci sono contesti sociali, economici diversi e via discorrendo. Chi investe al sud deve essere premiato. Di qui una misura molto semplice: se tu investi al sud avrai sgravi fiscali. Con questa misura sono stati pensate dall'inizio dell'anno, e siamo ancora in pandemia, siamo ancora in pandemia, 580.000 nuovi occupati. Si può portare al lavoro al sud. Perché non l'hanno fatto prima? E siamo cervelloni? Siete cervelloni? Siamo cervelloni? Dice, siete cervelloni? No, non sono neppure io un cervellone. Siamo persone di buon senso che lavorano per voi. La politica non ha bisogno di fenomeni, la politica non ha bisogno di Superman, e noi non lo siamo, non vi vorrei deludere. Quando dite grande, grande, intendiamoci. Ma tu siamo non ti chiami Matteo! Come il fenomeno, dici? Esatto. I fenomeni. Noi siamo persone di buon senso che abbiamo una sola missione. Per noi la politica è missione. Per noi la politica non è tornaconto personale. Noi facciamo sacrifici. Per noi la politica è sacrificio. Noi ci stiamo sacrificando, ve lo dico molto francamente. Ma non ci fate l'applauso, perché non lo stiamo facendo per l'applauso. Noi facciamo politica per voi. Se la politica la intendi così, la politica è una cosa seria. È una cosa seria. Ti impegna veramente. Ti impegna con tutte le energie fisiche, psichiche. Questi parlamentari non solo non hanno goduto di tutto lo stipendio, ma hanno messo da parte dello stipendio, vi hanno restituito a tutta la comunità 117 milioni. Cioè hanno ritenuto spontaneamente che lo stipendio che loro ricevono sia troppo alto, ed è giusto accantonare una quota. Nel corso degli anni vi hanno restituito per vari progetti a voi, a Bevicio, di vari 117 milioni. Noi ci abbiamo 8 milioni, stiamo decidendo progetti utili per la collettività da restituire a voi. Lo facciamo solo noi, Movimento 5 Stelle. Poi è vero che in TV siamo tutti uguali, è vero che quando si parla in Parlamento ci stanno quelli che sanno parlare pure meglio di noi, sono efficaci, eccetera. Però distinguiamo le parole dai fatti, ok? Adesso c'è un fatto nuovo. Beh, ma secondo lei perché io sono qui? Perché il Movimento 5 Stelle appoggia Giuseppe, il candidato sindaco. C'è un motivo, signora. Allora io ve lo voglio, visto che parliamo di questo, vi dico subito: ci sono alcune realtà comunali in cui il Movimento 5 Stelle non si presenta. Sapete perché? Perché abbiamo ritenuto che non ci fossero le condizioni per venire da voi, guardarvi negli occhi uno per uno e dire: questa è la nostra proposta, fidati di noi. Non abbiamo raggiunto, la nostra asticella è molto alta,
se non la raggiungiamo non ci presentiamo, perché per noi avere la vostra fiducia è importante, è la prima cosa. In altre realtà ci siamo presentati da soli, abbiamo presentato il nostro candidato sindaco del Movimento 5 Stelle, ma ci sono dei casi, e questo è uno di quelli, in cui chi ha lavorato bene, anche se non è del Movimento 5 Stelle, da noi viene appoggiato. Perché a noi non importa il colore politico, importano le persone, i progetti politici che si realizzano. E se io sono qui è perché io, con tutto il Movimento 5 Stelle, siamo qui a garantire questa proposta, questo progetto. Alla luce peraltro dell'attività già fatta, riteniamo che ci sia la possibilità per un altro mandato, la conferma di un altro mandato. E siamo qui a parlarvi a testa alta, guardandovi in faccia. Adesso c'è un fatto nuovo. Le misure che abbiamo adottato sono tante. Se vi faccio l'elenco delle misure per il Sud, solo per il Mezzogiorno, ma anche per tutta l'Italia, saremo qui una giornata. Vi dico solo che aggiungo un'altra svolta importante per il Mezzogiorno. Anche lì, guarda caso, nessuno ci aveva pensato. Con legge, adesso, oggi è legge. Quando è legge, signore, significa chi viene dopo di noi. La legge se la ritrova, la deve applicare. Va bene? Se la vogliono far saltare, devono cambiarla, devono assumere, devono venire in faccia da voi e dire vogliamo cancellare quella legge. C'è un'altra legge che abbiamo introdotto, 34%. Significa che oggi tutti gli investimenti pubblici in conto capitale, almeno il 34% devono andare al Sud. Prima la quota era inferiore, anche di molto. E sapete perché abbiamo detto? Se nel meridione, Mezzogiorno, vive il 34% della popolazione e se un cittadino del Sud non è di serie B rispetto a uno del Nord, voi ci date il 34% ogni volta che programmate la spesa pubblica. Vuoi sapere un'altra cosa? Giuseppe, questo tu lo sai perché da sindaco lo sai. Prima nei comuni le risorse pubbliche statali venivano distribuite ai comuni sulla base della spesa storica. Che significa spesa storica? Significa in sostanza che chi ha sempre avuto meno, la maggior parte dei comuni del Sud, avrebbe continuato ad avere meno. No, la spesa storica non la vogliamo più. Ci date i soldi che servono per assicurare standard di servizi sociali, sanitari, eccetera, per quanto sono effettivamente i servizi, non sulla base della spesa storica, perché in passato le cose non andavano bene. Vi ho detto solo tre misure, vi potrei parlare dell'imprenditoria femminile, sgravata al 100%, di quella giovani, io resto al Sud, 100% per i nuovi giovani. Insomma, la faccio in breve. Questo paese adesso è iniziato a correre. È iniziato a correre con le nostre misure, perché le misure sono le nostre, adesso si sono aggiunte, si stanno... Di tutti. Però attenzione, adesso è iniziato a correre, adesso siamo al 6% di PIL. PIL significa, è un indice di crescita economica, segnala una bella crescita economica robusta, non è solo un rimbalzo, dice perché c'è stata la recessione, ma è chiaro che c'è il rimbalzo. Siamo oltre, noi abbiamo una prospettiva negli anni futuri di poter correre, di non essere più il fanalino d'Europa. Adesso abbiamo anche una risorsa in più, il tesoro, la montagna di miliardi che è arrivata in Italia. Certo, non ha portato la cicogna, come avete detto voi, non è stata la cicogna. Però attenzione, adesso concentriamoci. Qualcuno di voi ha un atteggiamento di rassegnazione, eh? Io giro l'Italia e veramente mi sto arricchendo io sul piano personale, prima che politico, mi arricchisco come persona, perché sto conoscendo tanti dettagli dei vostri bisogni, le vostre esigenze, le vostre necessità. Veramente è una cosa incredibile questo itinerario, da nord a sud, da nord a sud, arrivo poi alle tasse. Attenzione, c'è però in alcuni di voi
un atteggiamento pericoloso, pericoloso, di rassegnazione. Abbiamo tanti soldi sono arrivati, ma se li spendono. Chi? Chi se li spende? Li dobbiamo spendere noi, li dobbiamo spendere noi, dobbiamo noi indirizzare. Noi siamo il Movimento 5 Stelle, è il partito di maggioranza relativa. Noi siamo più forti e determinati di prima. Lasciate, non seguite la TV, di chi va in TV. Ieri, l'altro giorno, uno dei più importanti giornali, quotidiani, pensate un po', uno dei più autorevoli, un commentatore molto autorevole, ha scritto: adesso che la Lega, che il Movimento 5 Stelle è finito, adesso bisogna pensare al futuro. E siamo più forti che mai, ma vedete qui le piazze. Noi siamo il partito di maggioranza relativa. Ma dico, ma come ti permetti di insultare gli italiani? A noi non ci insulti, perché a noi non ci sentiamo minimamente toccati. Ma come ti permetti di insultare voi che state riempendo le piazze, che dimostrate questa voglia di partecipare? Allora, attenzione, adesso non dobbiamo distrarci. Tutti insieme abbiamo bisogno di voi adesso più che mai, perché abbiamo le idee chiare. Quel piano nazionale di ripresa e resilienza all'80% lo abbiamo costruito noi, lo conosciamo bene, è stato poi completato, va bene la versione finale, ma noi dobbiamo lavorare insieme a voi, perché la transizione ecologica, di cui tanto si parla, la transizione digitale, di cui tanto si parla, le misure sociali e tutto ciò che riguarda la sanità, l'ambiente, tutti quei miliardi, quei progetti che dovranno essere attuati, li dobbiamo fare insieme, li dobbiamo fare insieme. Non dobbiamo permettere a nessuno che possa pensare che non siano per voi, per migliorare la vostra qualità della vita. Non permetteremo mai, fino a quando noi ci saremo, e noi ci saremo col vostro consenso, noi non permetteremo mai che i progetti nascano a monte tra qualche politico e qualche gruppo imprenditoriale. I nostri progetti nascono per voi dal basso, pensati per voi. Quando noi parliamo di transizione digitale, stai un po' calmo, che le avete dato a lui stamattina? Che ti hanno dato? Ti hanno sette spiriti? Sta qui che dall'inizio sta agitando. Allora, noi, transizione ecologica, per noi sapete cos'è? Il super bonus, 110%, la rigenerazione urbana a costo zero dei condomini. Adesso voi potete installare comunità energetiche, creare comunità energetiche. Significa anche qui, gratuitamente, con le agevolazioni che abbiamo predisposto, vi potete produrre da solo l'energia che vi serve, energia da impianti fotovoltaici, risparmio energetico, taglio delle emissioni. Giovani, fatevi sentire a casa, tornate, incavolatevi, perché non abbiamo fatto la comunità energetica ancora? Taglio delle emissioni, risparmio sulle bollette. Ma cosa volete di più? E qui parliamo di nucleare. Ma noi abbiamo le fonti rinnovabili. Lo sapete che l'energia atomica, cioè quella nucleare, costa tante volte di più rispetto all'energia da fonti rinnovabili? Allora noi, i nostri progetti sono a vostra misura, per migliorare la vostra qualità di vita. E così sul digitale. Internet, ma porta a tutti, ve lo dico in un linguaggio più chiaro. Dobbiamo portarlo a tutti, internet. Oggi se non accedi a internet sei tagliato fuori, sei tagliato fuori dalla comunità di vita. Avete visto i nostri figli che difficoltà hanno avuto con la didattica a distanza? Abbiamo toccato con mano le diseguaglianze, subito. Cioè, ovviamente nelle famiglie agiate la mattina dopo sono andati nei negozi, computer per tutti, scatolette wifi da tutta casa cablata, pure il bagno, c'erano 4-5 tacche, giusto?
E allora, vedete, questo significa. Quindi quando parliamo di queste cose, noi non parliamo di progetti faraonici, noi parliamo di quello che serve per voi, per mantenere questa comunità sempre più pulita, per assicurare assolutamente sicurezza, per assicurare servizi sanitari. Signora, dica. Signora, ma noi, se ci siamo noi, i soldi del PNRR li possiamo usare anche per la terra dei fuochi, capito signora? Perché noi abbiamo una sensibilità. Io da Presidente del Consiglio, con i miei ministri, alla terra dei fuochi ci siamo venuti. Abbiamo fatto l'incontro, abbiamo fatto dei progetti, si ricorda il Ministro Costa e gli altri ministri. Se quando voi mettete però la X, scusi signora, perfetto, perché poi non è che voi mi incontrate adesso nelle piazze e mi dite: Presidente, ma ci pensi i nostri figli? Io poi vi rispondo: quando avete messo le X fino adesso, ci avete pensato ai vostri figli? Ha capito signora? Perché noi, con noi la terra dei fuochi non ci sarebbe stata, perché, ma non perché vivendo chiacchiere e promesse, perché noi abbiamo sempre, lo dimostriamo, una costante attenzione per l'ambiente, per la qualità dell'aria. Noi, nella nostra carta dei principi, adesso, lo sapete che c'è il nuovo corso del Movimento 5 Stelle? Lo sapete che abbiamo uno statuto? Abbiamo una carta dei principi e dei valori. Al primo posto abbiamo scritto beni comuni. Perché senza acqua pulita, senza aria pulita, senza l'accesso alla conoscenza, all'istruzione, non vai da nessuna parte, non vai da nessuna parte, poi viene tutto il resto. Quindi dateci la forza, dateci la forza. E poi un'altra cosa, visto che parliamo di terra dei fuochi, una cosa, signora, lei mi ha detto già che ci appoggia, quindi sto parlando a una persona che evidentemente ha già una convinzione di partenza, ma anche chi fino adesso non ci ha voluto appoggiare, io vi sfido pubblicamente, perché noi veniamo qui pubblicamente e vi facciamo parlare, se c'è un dissenso me lo dite. Io vengo qui a dirvi, vi sfido, potete, guardiamoci in faccia, aspetta un attimo, sto rispondendo alla signora, io vi guardo in faccia e vi dico, abbiamo commesso degli errori? No, no, non è possibile, sulla inizia da dire no. Abbiamo commesso qualche errore, sicuramente ci sta, errore di Salvini, ci siamo imbarcati questa, vabbè, però dico, noi anche abbiamo commesso degli errori. Ah, amici cari, ma come si fa a governare un paese in piena pandemia, a governare una complessità senza commettere, ma non ci dobbiamo prendere in giro. Ci dobbiamo guardare gli occhi, degli errori sono stati commessi, però quello, io sono qui, vi guardo in faccia e vi dico, se abbiamo commesso degli errori, l'abbiamo fatto in buona fede. Non l'abbiamo, abbiamo sempre fatto e operato nel vostro interesse, per voi. E allora signora, rispondo a lei, noi, se c'è il Movimento 5 Stelle, il principio di legalità, il contrasto di ogni forma di corruzione, il contrasto di ogni forma di infiltrazione mafiosa sarà sempre all'opposto, perché noi, se ci siamo noi, sta roba qui si può fare. La nostra, signora, è nel nostro DNA, è nel nostro DNA. Noi aggiungiamo anche un'altra piccola cosa. L'etica pubblica, etica pubblica, etica pubblica, io lo ripeto costantemente, cioè noi abbiamo alzato così tanto l'asticella, è per questo che molti altri politici, come dire, diamo fastidio, perché l'asticella abbiamo alzata molto, non solo noi invitiamo al rispetto delle regole, rispettiamo le regole, ma chiediamo qualcosa di più. Quando c'hai un incarico pubblico devi appunto rispettare anche la correttezza,
devi contribuire a quella coscienza civica, perché un paese che non ha coscienza civica, morale, non va da nessuna parte. E allora percorrere questa, vi dicevo prima, adesso c'è un tesoro, abbiamo bisogno di sindaci come Giuseppe, perché Giuseppe ha già operato, ha dimostrato di non fare chiacchiere ma di avere molta concretezza, giusto? Adesso Giuseppe avrà, è ancora più necessario, pensateci, perché adesso con questa montagna di miliardi che sono arrivati occorre un sindaco che il giorno dopo si metta a presentare progetti, perché la prima cosa è un sindaco, se capita un sindaco in qualche realtà che non è manco sensibile, manco presenta i progetti, capita anche questo, oppure presenta progetti che non sono utili per voi ma qualche amico che gli ha finanziato la campagna elettorale. Quindi adesso, al contrario, nessuna rassegnazione, più concentrati che mai. Questo nuovo corso è aperto a tutti, del Movimento 5 Stelle. Noi ci siamo, ci conoscete, ci hanno descritto pure come incompetenti. Io veramente l'incompetenza l'ho trovata molto spesso fuori dal Movimento 5 Stelle. Nel Movimento 5 Stelle ho trovato tanta generosità d'animo e tanta competenza. E certo, è l'invidia che fa parlare così. Sono le etichette che fanno comodo a chi non vuole cambiare le cose. Ah, voi vi vedete fresco, noi qui sotto il sole. Allora, adesso quindi non dobbiamo abbassare la guardia. E vi posso dire, e sta succedendo qualcosa di incredibile, da nord a sud, o anche nel nord. Guardate che questo è un fenomeno strano. Prima voi guardavate, forse avete guardato al Movimento 5 Stelle per un vento, no? Si è levato un forte vento innovatore, dobbiamo scardinare, fare dire, un vento di protesta. E molti di voi sono entrati e chi la pensava cotta, chi la pensava cruda. Il Movimento 5 Stelle si è ritrovato anche una qualche difficoltà. Adesso però io vedo un vento più concreto, un vento di proposta. Forse perché ci conoscete meglio, ci conoscete di più. E allora lo dico, le iscrizioni sono aperte. Partecipate, partecipate, non fate che sia solo una X messa una domenica, una giornata, un fine settimana. Una X messa distrattamente, quella a noi non ci serve. Noi vogliamo una convinta, convinta adesione a un progetto per una società migliore. Vi offriremo spazio, possibilità di discutere, però dobbiamo intenderci. Dovete leggere la carta su internet, c'è, la trovate tutta, la carta dei principi e dei valori. Quelli sono i nostri valori, quelli non sono negoziabili, ve l'ho già anticipati. Noi vogliamo transizione ecologica, transizione digitale, i beni comuni, vogliamo l'inclusione sociale, la giustizia sociale, legalità, ve l'ho detto, anticorruzione, antimafia, etica pubblica. Un paese, concludo, perché sotto sto sole sono stato pure cattivo a trattenervi così tanto. Però guardate, quest'ultimo concetto... Quest'ultimo concetto è importante. Salario minimo, ne sto parlando tutti i giorni, la nostra battaglia nessuno ce la toglie. Va bene, salario minimo? Quando adesso parlano di patto sociale, Confindustria ha lanciato in là il patto sociale. Ebbene, sul tavolo c'è salario minimo da discutere, come in altri paesi, giusto? Perfetto, quindi non ci spendo manco parole perché lo sto ripetendo tutti i giorni. Però attenzione, un ultimo punto dobbiamo afferrare. Se noi... Ah, scusa, tu c'eri... eri prenotata da... Veloce, veloce di me. Dai, che ti sento. In quale modo il sud dovrebbe
quale? In quale modo il sud dovrebbe essere riqualificato per essere perché sembra che il sud Allora, voi il problema, diciamo, però è un quesito un po' generale. Sud, ma ripeto, in sintesi è preciso: noi siamo il governo Conte 2, che è andato in un posto sperduto, abbandonato da Dio, come tanti posti del sud, in una scuola assolutamente minore, considerata minore, Gioia Tauro, a presentare il piano del sud. Quel piano del sud, se lei se lo prende un attimo, abbiamo scritto tutto quello che serve al sud, l'abbiamo presentato durante il Conte 2, l'abbiamo lanciato. Da quel piano è nato il 34%, l'ho detto prima, da quel piano è nato la fiscalità di vantaggio per il sud, la misura decontribuzione sud, da quel piano è nato di nuovi investimenti per agevolare l'imprenditoria femminile, perché attenzione, apro parentesi, un'altra grande battaglia, i maschi non si devono, gli uomini non si devono distrarre qui, perché noi dobbiamo tanto alle donne, che sono un nervo della nostra società. Una cosa che non dobbiamo permettere è la differenza di salario uomo donna, non è ammissibile. A parità di qualifica, a parità di pensione, una donna prende meno di un uomo. E non è più ammissibile, lo dobbiamo contrastare in tutti i modi, che quando ci sia un colloquio di lavoro con una donna la domanda debba essere, cosa che non viene chiesta all'uomo, hai dei figli? In famiglia intendete fare figli? Queste domande non le vogliamo più sentire, queste domande sono in sé discriminatorie. Chiudo, una nazione può correre al 20% di PIL, può correre 15-20% di PIL, ma attenzione, se non c'è la politica, ma non qualsiasi politica, la politica con la P maiuscola, sapete cosa succede? Che questo 20% di PIL di incremento comporta che i ricchi diventano più ricchi e i poveri più poveri. Quando valutate e mettete le X, che vi chiedo, metti la X, voi gli dovete dire, ma tu vuoi farci andare al 20%? Poi dici, certo, ho 40, ma questo 40 vuoi lasciare che faccia l'economia o i soliti interessi, i soliti noti che hanno governato l'Italia? Noi vogliamo invece la politica con la P maiuscola, quella che ci porta tutti avanti, perché è consapevole che una nazione è grande se corriamo tutti insieme, tutti i sud che ci sono in Italia, tutte le donne corrono con noi alla pari di noi, i giovani hanno le chance, hanno avuto anche le persone più anziane, e non ci sono discriminazioni di sesso, di qualsiasi cosa, di orientamento sessuale, nulla. E se ci sono persone in povertà assoluta, non c'è, la politica non può volgersi dall'altra parte. Qui abbiamo peggio, abbiamo una politica che non si volge all'altra parte, che vi guarda in faccia e dice, ma lo dice dalla TV, non lo viene a dire qua, dobbiamo abrogare il reddito di cittadinanza. Dovranno passare sul nostro cadavere, passeranno, riusciranno a farci, perché dovranno passare sul nostro canale. Poi contrastiamo gli abusi, lavoriamo meglio, perché i percettori di reddito mi fermano da nord a sud, non c'è differenza, sapete che mi chiedono tutti, presidente, dacci dignità sociale, e noi lavoreremo con voi, perché la dignità ce la dà la Costituzione, la dignità personale non ce la toglie nessuno. La dignità personale non ce la toglie nessuno, ce la dà la Costituzione. Ogni persona, alto, bello, brutto, uomo, donna, piccolo, grande, eccetera, però la dignità sociale ce la dà il lavoro, e dobbiamo offrire a tutti la dignità sociale. Un abbraccio a tutti. Grazie davvero per
quando tornate a casa iscrivetevi, perché se venite qui ci guardate in faccia e sorridete, poi andate a casa e non cambia nulla. Yeah.